Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo X4 Foundation. Ok, dovrei averlo detto giusto. Allora, iniziamo settings, graphic settings. Vediamo se è tutto a posto. No, metti il VSync. Ecco, ok. Va bene. È un po' piccola il menu, però va bene. Ok, sounds. Ok, abbassiamo un attimino il volume della musica, che al 75 lo mettiamo al 40 o al 50. 50. Perfetto. Effetti, ambiente, UI, perfetto. Game settings. Diamo un po' di settaggi e poi andremo. Naturalmente non credo ci sia la lingua italiana. Va bene. Con lì, questo no. Controlli. Joystick control. Pa. Vabbè. Vedremo avanti. In teoria ce l'ho il joystick con la cloche, però. Vabbè. Estensioni. On. Abbiamo tutti i DLC. Ringrazio ovviamente il sviluppatore per avermi concesso questo gioco. E naturalmente è una preview e come tutte le preview non l'ho mai provato questo gioco prima d'ora, quindi come potete vedere il continue game non c'è e andiamo a fare new game. Non so assolutamente cosa sia. Time waiting for shuttles. Want to fly wherever you want, whenever you want? Then what you need is a pilot's license. And what's the best place to get one? That's right, Jet Swingers Flight Certo. School. Allora, ci sono i tutorial. Faremo i tutorial. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, premi ESC per chiuderla. Ok, input file. Do you want to load pre-made input file? Sì. Controller. Ah! Oddio, troppa roba! No, no, no. Stai calmo, stavo parlando. Aspetta! Ok, logo, Yota, ok. Organization name, non lo so. Broccolo, perché quello parlo? Aspetta. Ok, no, ma io stavo facendo questo. Broccolo. Ok, tutto il resto. Ok, boh, vabbè. Ok, stiamo calmi. Cos'è questa cosa? Look around. Ma siamo in. No, non ci abbiamo i piedi, però. Do you want to invert vertical? No, 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 vado benissimo. Ok, USD. Ok. Ah, ma lui è il nostro coach. CCC. Facendo. Ok, fatto. Ok. Ok. Ah, c'è la linea. La linea gialla ci indica. Occo giuda, non so più parlare. Dove andare? Ok. Transport room. Select your ship. Quasar Vanguard then confirm. Quasar Vanguard. Questa qua. Enter. Dove stiamo andando? Oh, attenzione, stereo. Da dove. Ah, ok, figo. Shift core. No. Ah, ma ci piace questa cosa qua. Questa ci piace. Questa? Display skin option. Skip option. Le opzioni. Ok, voglio entrare. Andiamo. Mi piace. Signori, è bella, eh. Aspetta, diamogli un'occhiata. Non c'è. Non posso andare. Ah, tra questa. No, sì, posso andare. Cioè, eh? Ma che è? È bruttissimo il logo. Non mi piace. Vabbè, andiamo, entriamo. Si vede l'interno. Sit down, preme. Ok. Per salire. Quasar Vanguard. Bello, c'è detto il nome dell'astronave. You are cleared for undocking. Proceed. Shift D. Ok. Che sono io, no? Use the steering controls to turn your ship. Shift questo.
Ah, ho capito. Sì, in effetti ci vorrebbe il coso. Ok, sto girando. Ok, sono shift. Ah, ok, ho capito. Do you want to invert vertical assist? No, no, ho detto no. You can also hold the left button per abilitare il bottone sinistro e rilasciare. Ah, ok, vabbè. Ok. Sono le freccine. Ok. Facciamo così. Che poi sarebbe. Ah, questi sono più veloci però. C'è il VSD o queste qua. Va bene. Shift N to turn direction steering. Cosa vuol dire? Your ship. Nah. Ok. Ok. Perfetto. Ora strafe in all direction. Ah, questi sono gli strafe. Ok, ecco perché va lento. Okay, before we continue, make sure there's no obstacle right in front of you. I can't check from here, so I have to trust you on this one. When you clear, gently accelerate forwards. Uso il mouse wheel o premi X per accelerare. Aspetta, però. Ah, ok. There's usually a speed limit inside docking areas, but you don't have to worry about exceeding it. The No, ship's clear to shift, cosa maneuver the fa? speed for you. You can also fly backwards. Ok. Try this now. Usa il mouse wheel o premi Z per decelerare. Decelerato. Ok. Questo è easy. Che quindi X e Z. Ok, fatto. Ah, tipo andare indietro. Ok, quindi andiamo a zero. Premi Your ship questo, sensors non are so all per well and cosa. good, but sometimes they can Ah, be per useful tornare a to get a zero, more ok. direct look at things. First, look around your cockpit. There are many different kinds, but ship cockpits often Ecco, provide a wide Madonna mia. field of Ok. view outside the ship. You F2 can to go also look at your external ship view. from the outside, which you can do Ah, at questo ci times. Try piace. it. Fly around a bit to get a feel for how it behaves. Signori, andiamo a vedere un You can po'. also cycle into a different external camera mode. Ah, adesso ce Try l'abbiamo the di camera lato. controls now. Ok. The way. Well, mostly, which is why you still need to be at the controls. You may notice that it sometimes turns travel mode off when everything seems wide open to you. The safeties are on a bit of a hair trigger, probably to keep insurance rates from skyrocketing. Ok, quindi abbiamo imparato. Let's check out your logbook. Aspetta un attimo, abbiamo imparato l'autopilota, l'automod e. There are several menus you can access this way. Open the one that's highlighted To now. change the tab. Ah, ok, control. Che sono tutte queste You have robe? access to details about your current status and Ok. To activate statistics. the sidebar, the The scroll logbook is down highlighted. and Open it now. lookbook. Non ho capito. Cos'è che vuole il lookbook? Lookbook, enciclopedia. Allora, premi ESC per attivare la sidebar, then scroll down to logbook and press qualcosa. Logbook and press enter. Cos'è il logbook? Ah, l'ho questo. As you can see, there are several categories. You can select Ok. one to filter the entries or look at all of them at once. Vabbè, tutte le Most of cose the che ci ha text you've fatto fare selected until now praticamente. have been added to the Tip. logbook. Ok, You can abbiamo always comp. go back and reread them if you Aspetta feel un like you've missed attimo. or forgotten something. Ok. Fico. Take your time looking around these menus. Close them when you're ready to Ok. go. Stiamo If you're volando getting per bored, you can Marte. disable the autopilot at any time and fly the rest of the way yourself. E ci abbiamo l'autopilota. Quindi adesso però non so quanto dura questo volo. Cioè, oh, Good, you've arrived. ah, ci abbiamo l'autopilot, There's a ok. ship next to you. Sì, Its però color on your non. HUD Come si faceva a indicates that togliere it's not l'autopilota? hostile. Ah, l'autopilota fa Place proprio così. selected as your target. Autopilot engaged. Ok. Autopilot disengaged.
stai fermo così. Oh, 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 oh. Sta calmo. Ok. Cosa abbiamo? Click nearby ship to make your target. E come faccio? Match speed with your target. Shift X to start matching speed or current speed. Shift X. Ah, così ci mettiamo dietro a loro. E agganciamo alla sua velocità. By the way, matching speed is even possible when both you and your target are in travel mode. Shift X, l'ho appena premuta di nuovo. Ok. Now activated your primary weapon. Ok. The small dots that have just appeared indicate where the weapons are currently aiming. Ci ho sbattuto qua. Automatically track your current target as long as it's close enough. There are a handful of targets in front of you. Ok. Their HUD color indicates that they are enemies. Note that the HUD markers of some targets are smaller. These targets are currently outside your weapon range. Select the closest enemy target. Shift R. New HUD element has appeared right in the center of the target. This okay. is the aim ahead indicator. It shows you where you nel frattempo ce la vediamo. F4. Ah, ci fa vedere qui. Vabbè, peggio giù. Eh? Ah, ok. Aim ahead indicator also changes its appearance. Select the closest enemy target again and shoot at it until it's destroyed. Ok. Premi spacebar. No, non funziona. Aspetta, lo sai perché forse? No. Sto premendo spacebar, però non funziona. Hold. Mantieni spacebar to shot your active. Ah, forse devo forse sono sincati quelli? No. C'abbiamo un problema. Non spara. Mi allontano? Andiamo, aspetta, eh. Qua c'è un dilemma. Mantieni spacebar. Perché shift questo disattiviamo. Ok. Premo sparo. Super missile. Missile supersonico. Cargo drone. Cargo drone. Cargo drone. Cargo drone. Questo. Cargo 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 drone. Questo. Spara con super magia. No, ok, non spara. Shift X. Che cacchio? Ho fatto uno. Ah, devo selezionare la cosa, l'arma. Ok, adesso non ce n'ho più la... non ho più... Ok, mo, forse deve caricarsi. Mi piace. Vai. Devo cliccare... devo puntare qua per prenderlo. Vediamo. No. Stanno fleando. Madonna, ma è difficile. Ok, done. Oddio, è difficile. Ok. Quindi io dovrei fare tipo Shift X, così l'aggancio. Done. Ok. La blu bar. Okay. After a few seconds without damage, it will begin to recharge. Ok, adesso la vedo. All shields work like this. No, ma che è? Ho sbattuto contro quello. C'è una collisione allucinante, però, no? Beh, ma è morto subito. I've now activated your secondary weapon, the missile launcher. It's loaded with a type of guided missile that requires a target. Ma mi sto divertendo, però, ad ucciderli. Sto vincendo? Fossero tutti così. Vai! No, mancato.
Devo aspettare che si ricarica. Dai. Non spara. Ok. Ma questa è la secondaria, secondo me. L'arma primaria non lo so qual è. Questa secondo me è l'arma secondaria. Ne sono più che convinto. Ma quanti ne devo ammazzare? E infatti c'ho là a sinistra i missili. Credo. Ah, mancato. Ah, che mira di cacca. Ma che cacca mira? Dove è andato a finire? Scusa, se io miro a questo qua, gli dice zero, no? Cioè così no, no, non c'entra niente. Proprio devi mirarlo così, allora. Scusa, Shift X lo aggancio? No. Shift X va dalla sua stessa velocità. Cosa c'è a matchare? Eccolo. Oh! Allora dillo che si possono roccare. Hold zero. It has been automatically added to your ammunition storage. Ho visto uno zero io. You can see the number of remaining missiles to the left of your crosshair. Let's go into more detail about your weapons. Ship menu. Open the ship menu. We'll focus on the highlighted weapon configuration section. Plasma cannon, arc blasting, eccetera eccetera. Select drop down, change the missile launcher. You can assign any weapon to any weapon group. You can also change the ammunition that's loaded into your missile launcher. Ho capito. Try it if you like. Close the menu to move on. You can quickly cycle through your configured weapon groups. Please activate each primary group at least. Ah, vedi, vedi, vedi. Oh. Com'era? R, non lo fa più. You can also cycle through the available ammunition for any active missile launcher here. Try this now. K. Takes a little time for the new missile type to be loaded. Ma non spara. This concludes the weapons. Ah, adesso sì, con la R spara. Ok. Nomad Vanguard 48 km, ok. Ci siamo. Cioè in teoria dovrei fare Shift 1. Travel mode, ok. E stiamo viaggiando. Quindi lui poi decelererà quando arriviamo? Teoria. Oh, 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 basta. Ok, ci siamo. Che devo fare? La devo uccidere? Non credo. Nomade. Ah, spariamo. Non lo so. Get as close as possible to its surface. Forse l'abbordiamo. Match speed. No, 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 no.
Quanto cacchio è lontana? Era più lontana prima, siamo a 2 chilometri. Get much closer than that. All right, now come to a stop. Dov'è che devo andare qua? Ok. You are now flying relative to the ship thanks to special flight assistance software. This works for most things that are bigger than medium-sized ships. Come si fa? The capital ship does, you will move along with it. This is especially useful for combat as well for docking or undocking. I set up some targets on the ship's surface. No, no. Please destroy them. Capito che succede? Oddio. Andiamo a uccidere i nemici, da quello che ho capito. Però non so dove sono. Oh, 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 già stanno sparando. Dove sono? Ma io non li vedo. Ah, ma sono questi? Cioè, i nemici sono questi? Sì. Ho capito, ma... Ok. Penso che siano questi, eh. Ah no, sono quelli, ho ucciso i miei amici. Forse ho ucciso i miei amici, ok. Va bene. Autonomous distress drone. Questa era difficile. Sono lontani però. Tanto gli sparo ogni tanto un coso. Rocket. Ma perché non spara? 3, 4, 1. Ma quanto distante è? Scusami. Ma troppo distante, scusami. Cioè io non ho capito se devo sparare a quelli o a quell'altro. Cioè questa qua cos'è? Vanguard, questa è la mia, no? Boh, non ci ho capito niente io. Cioè, lui mi ha detto, i rossi sono cattivi. Io ci sparo. Facciamo così, guarda. Perché quando ero qua mi ha sparato, vedi? Però, perché non mi spara ogni tanto? Fly to the next objective. No, sì. Travel mod. Ok. Allora, dunque, signori. Tutorial è lungo, eh. Tutorial è lungo, però... Ci sta, cioè. This wreck has something inside it. Your ship will not fit, so you're going to have to get out of your ship and do a spacewalk. Move a little closer to the... Madonna mia! Ma che pelo! Ma che cacchio fa? Wreck. Wreck. Ok. Su giù, destra a sinistra, ok. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati. Diamo un po' di boost. Io sparo. Eh? No, 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 no. Get up. What? Se non c'è... C'è? Quasar, Vanguard. Premi Shift D. Control D. Control D? F. Cos'è Control D?
Usa space shift, then confirm enter. Ah, space shift. Madonna mia! Signori, stiamo uscendo! Enter. Enter. Oddio. Sì, ma sto vomitando. Sì, sì, però sto vomitando. Ok. Ok. This tool works on most damaged objects, as long as they're not actually wrecked. This thing is beyond repair, though. Ci siamo, siamo qua. Much better. I think you're ready for some maneuvering. Please fly inside the wreck using the indicated entry point. Sì, ma il problema è che gli ho... Look for a broken control panel and use your repair tool to fix it. Che sarebbe la 2. Ho capito, perché l'ho vista alla destra. Ok. Ma il problema è che io gli ho sparato alla wreck. Dove sta wreck? Che poi se vado così vado indietro. No. Non c'è la wreck. Gli ho sparato. Cosa succede se spari alla, all'astronave rotta? È la mia. Ah no, forse vuole là. Aspetta, aspetta. Porca puzzola quanto sei sensibile. Va bene, facciamo così. Boh. In teoria doveva essere qua, ma non c'è più. Si può restartare questa cosa? No. E ho finito. Sto riparando la mia, però non c'è. E l'ho distrutta. Ho fatto una cazzata, lo so. Signori, è veramente sensibile. Allora, io direi di rientrare intanto e vedere se funziona. Rientriamo. Ho sbagliato, ho spaccato tutto, quindi... Ah, piano. Come si fa ad entrare? Non vuole. Devo fixare sta roba. No, mi dire che mi devo rifare il tutorial da capo. Sarebbe da suicidio. No. Vediamo. The ship will not fit, so you're going to have to get out of your ship and do a spacewalk. Ok, ci siamo. Ho dovuto rifare tutto praticamente. Cioè, quasi tutto. Stavolta non spariamo alla navicella. Andiamo piano piano. Che cos'è quello lì? Vedo altri target. No, ok. Ok, ci siamo. Siamo arrivati. Mettiamo il freno a mano. E come si faceva a uscire? No, aspetta, forse vuole essere più vicino? Vuole che andiamo più vicino? Mi ricordo che dovevamo scendere da qua. Ok. Modo, no. C'era get up. Quasar, Vanguard. Esatto. Era così? Vabbè, vediamo. Perché sto vedendo cose strane. Ok. Esatto. Adesso ce lo dice. Vabbè, possiamo andare anche più vicino noi. Ma ci possiamo agganciare, no, eh? Ok. Get up. Ah. Space suite. Enter. Enter. You've probably noticed that you keep moving in the same direction. That's because space suits don't have flight assistance and are limited to Newtonian flight. Ok, mettiamoci un po' più dritti. While you do that,
Your space suit is equipped with a small hand laser. Ci possiamo entrare? Please don't try to use it fights with actual ships. You'd be pulverized immediately. You also have a repair tool. This tool works on most damaged objects, as long as they're not actually wrecked. This thing is beyond repair, though. Okay. Much better. I think you're ready for some maneuvering. Do it. Please fly inside the wreck using the indicated entry point. There's an access hatch that is malfunctioning. Look for a broken control panel. Yeah. We did it. Now, adesso andiamo avanti, se ce la facciamo. Un po' difficile manovrare. Ok. Signori, siamo dentro. Non c'è una luce, no. Sbatto come un cretino a destra e a sinistra. Ok. No, non è questo. Questo. No. Ok. Che cazzo? Sì, ma lì c'è l'inferno. Aspetta, voglio prendere questo oggetto io. Ok, l'ho preso. Ora possiamo... Ah, dobbiamo tornare indietro. Perché continua a sbattere a destra e a sinistra? Non lo so. Ok. Cioè, questo qua non lo so perché continuiamo a sbattere. Forse devo strafare invece di muovere la camera col mouse. Spacesuit is also equipped with a booster. You can use it now to reach your ship more quickly. Be careful though. It's easy to overshoot or crash into your target that way. I see you're already familiar. Ma noi siamo usciti da qua, quindi dobbiamo entrare da qua, no? Suppongo. No? Ma dove cavolo dobbiamo entrare? Oddio, non ho capito più niente. Panic mode. Fermiamoci. Fermati. La vomitanza. Perché fai così? Perché rolli così tanto? Ok, allora. Quello è da dove siamo, eh? No, è giusto. Devo cambiare il tasto per decelerare, perché ogni volta andare sul backspace è un casino. No, questi sono i reattori, non credo che noi possiamo entrare nei reattori, ma sicuramente possiamo entrare da qua. Ok. Fermo un attimo. C'è un problema. Siamo entrati proprio dentro. Ok, fermi tutti. Ti stai fermo un attimo. Madonna mia, che nervoso. Allora, stai fermo. Da qua siamo entrati. Quindi da qua dobbiamo entrare, per forza. No? No, aspetta.
questo. Dock permission. Now, follow the green lights to the dock and fly inside. What? Ah, ok. Vabbè. Era più semplice da farli. Let's try the same with your ship. Please turn off flight assistance now. I'll give you time to play around with it. Re-enable flight assistance when you want to move on to the next step. The next part is technically against the rules, so you didn't hear it from me. We'll combine two of the things you've learned, aimed at empty space and activate travel mode. Sì, ma dove devo andare? A casaccio? Vabbè. No. Abbiamo attivato il travel space. Ma... ok, ci siamo. Ci dice di prendere velocità. Ci siamo. E... turn off flight assist. Fatto. Your speed is no longer increasing. More importantly though, your ship is very maneuverable again. Ah, okay. Practice, but you can use this for significant course corrections during travel mode. Ah, okay. Try this now by aligning ho capito. Then re-enable flight assistance. Ok. Serve per correggere la rotta. Ok. Bevo un attimo. I don't want to hear about you turning your ship into a pancake, right? Right. Now that the exciting part is over, let's wind down with something a bit calmer. Fly to the marked station. Quindi facciamo così. Andiamo qua. Riabilitiamo e lui riparte. Esatto. Ok. Facciamoci questi 200 chilometri. Sono un po' lunghetti, 200 chilometri fatti così, però va bene. Non possiamo aumentare, ok. Questa è la massima velocità, 4119 metri al secondo facciamo, cioè, tanto, eh. Però è strano che ci mettiamo così tanto per fare 200 km. Facciamo 4119 km. Metri al secondo. Ah, metri al secondo. Ah, 400. No. Sono 400 km al secondo, scusa. Boh, vabbè. Disabilitiamo questo. Buttiamo giù la velocità. E andiamo. Comunque, ambientazione mi piace. Ma si sa, si può atterrare negli cosi? Sarebbe bello. Facciamo così un attimo, così prendiamo più velocità. Poi lo disattiviamo subito dopo. Vai, lo si attiva adesso. Oh, vuole che entriamo dentro, credo. Now that you're in range, you can interact with it to request docking permission, just like you did with your ship from the space. Che devo fare? Richiesta permessi. Dock permission. Ok. Il problema è che dobbiamo premere sempre invio. Però vabbè. Se tappiamo un altro tasto. Ok, il nostro primo atterraggio, signori. Sarà l'autodock forse, eh? Turn your ship in the indicated direction. No, 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 no. You should be able to see an abstract representation of the docking bay. Okay. And your position relative to it. Each element must be aligned before you can dock. When aligned, the elements change color from red to green. I usually align. Tipo questo, ok. No. Così.
let go of the steering controls. Che cacchio sta succedendo? There's a triangular element pointing upwards that represents your ship's position over the dock. If it's darkened, then your ship is outside the... Ma non è che siamo al contrario, che cacchio sta succedendo? Odio quando fa queste cose così. È veramente brutto quando fa così. Ok, allora, allineiamoci. Ma poi non siamo qua, siamo là. Dove cacchio siamo? Ah, qua. Ok, nella 2. Ma non è che dobbiamo andare al contrario? Vediamo. I usually align my orientation first. Begin by moving the center of your crosshair to the matching elements of the dock. Ho sparato. Ok. Your ship is currently too far back. Slowly accelerate forward and stop when the horizon. Stiamo facendo. Turns green. If you overshoot, beh, quando la, ah, quando l'orizzonte, quando questa qua è green, ci fermiamo. Più avanti del, ah, ok, ok, ci siamo. Ok, fatto. Vabbè, lo fa in automatico, perfetto. Now that you're docked, you can do a number of things right here from your ship. The ship information. Quel rumore di chiusura microfono bruttissimo. Ok, ship information. Below the general information, you can see your cargo storage. It's separate from the ammunition bay. Ah. And there are even more types of storage that we're not using at the moment. E ci sono tutte le quest, credo, tutte le varie cose. Mining. Stored on your person and move with you between ships. You can access your inventory via the player information tab. You can close this menu now. Io direi di chiudere qui questo gameplay tutorial preview di questo gioco. Vi lascio il link in descrizione di Steam, spero che vi sia piaciuto. È stato un lungo tutorial, ma purtroppo ci sono un sacco di cose da imparare e credo che comunque non è male come tutorial lungo, ma spiega abbastanza bene tutti i vari comandi e tutte le varie cose in modo tale da approcciarsi in un ambiente che è un po' ostico se non si ha un tutorial fatto bene che vi spiega tutti gli step. Fatemi sapere qui nei commenti se volete una serie o se volete ancora approfondire parti di questo gioco. Ne è uscita una nuova espansione quest'anno, quindi il gioco è ancora in sviluppo. Lasciate un commento, un like e se vi va iscrivetevi a questo canale per supportare questo canale, farlo ancora crescere per potermi dare l'incipit per portare ancora nuovi contenuti interessanti come questo. Oggi proprio la dialettica è bruttissima, non riesco tanto a parlare. Forse sarà il caldo torrido che c'è in questi giorni. Come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.